si va al mare. Bella Bart, stiamo uscendo da questo terminal. Ah, siamo con lo scassomoto? Yeah! Arrivo, non so come metterlo e intanto tenere la telecamera. Eh sì. Oh, Daniel, spaghetti belli, moto park, siamo in giro per oggi. C'erano le bancarelle. Beh, possiamo fare un giro alle bancarelle, in effetti. Grandioso, grandioso. Bart, ora toccherà a te, lo sai. Ecco, niente, fai schifo, Bart. Oh, dai, dai, ci stavo, ci stavo. Hai recuperato. Ok, regalo preso. Bart, ce l'ho. Adesso manca... Cosa manca? La spiaggia manca. Hey ragazzi, benvenuti sul canale di K52. Oggi voglio portarvi un effetto che sicuramente conoscerete, ma a cui sono particolarmente legato. Me l'ha insegnato Raul Cremona in persona ed è uno di quegli effetti che mi fa un po' tornare bambino quando lo eseguo, perché mi ricordo quando ero ragazzino al tavolo con Raul che mi insegnava il mondo. E quando sei ragazzino non conosci nulla, ogni piccola cosa è una perla incredibile di saggezza che ti fa dire: wow, voglio fare questo nella vita. E quindi c'è una parte del mio cuore in questo effetto, e probabilmente proprio per questo, per questa sicurezza anche che ho nell'eseguirlo, perché l'ho fatto per anni da ragazzo, l'ho sbagliato. Non era la prima volta che mi capitava di fare questo errore, ma in questo caso ho trovato un modo di risolverla che è stata carina, è stato simpatico come modo di risolvere la cosa. L'effetto sicuramente lo conoscerete tutti, è famoso come i quattro assi di Raul Cremona, ma il suo vero nome è Fabulous Aces di Harry Christ. E niente, vi lascio al video, spero vi piaccia. Un mazzo di carte, tutte quante carte differenti, si vedono? Sono sì. Tutte diverse, vero? Certo. No, scherzo, davvero, tutte carte differenti. Provo a farvi vedere un gioco, ma ho bisogno di prendere i quattro assi, così. Uno, due, tre e quattro. Chiedo di controllarli, sono normali, sono quattro assi veri, non c'è niente di truccato. Vediamo se ho i jolly in questo mazzo. No, vabbè, fa niente. Quadri, fiori, cuori e picche, perché mi stanno sul culo i maghi e preferisco metterli come preferisco io. Prendo circa 10 carte, così circa, e le metto sotto ogni asso. Facciamo così, guarda, per sveltirmi. Ma sì, più o meno. Qui sono un po' meno, ma come non fosse. Quello che vado a fare è molto semplice: prendo ogni asso così e lo vado a disperdere in mezzo a ogni mazzetto. Quello di fiori, così. Quello di cuori, così. No, così non è in mezzo, però lo metto in mezzo per davvero. Vabbè, tanto ce l'ho. Hop. E quello di picche. Tutti e quattro gli assi in qualche punto del mazzo, distanti circa 10 carte l'una dall'altra. Vi faccio vedere, basta un attimo. E una e una sola carta si gira all'interno del mazzo. Un attimo, adesso, qui. Un attimo. Probabilmente non è ancora successo. Adesso, una e una sola carta si gira all'interno del mazzo. Il diavolo è finito, adesso la cerco. Vi faccio vedere come si gira automaticamente, eh. Incredibile. Una e una sola carta si gira all'interno del mazzo, ma non l'asso, il 7, perché il 7 non lo so, in realtà dovevo girare l'asso, ho girato il 7, quindi no, scherzo. 7 perché se conto 7 carte, a partire da questa trovo l'asso di quadri, così 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, però la prima non si è girata, voglio farlo per davvero, che poi sembra che non ci riesco a farlo. Così, schiocco le dita e una carta, l'asso di fiori, questa volta si gira all'interno del mazzo, questa volta sì, che si è girato. L'asso di cuori, ecco, è un po' più complesso perché bisogna chiamarlo. Ah, no, non urlo perché c'è gente. Bisogna chiamarlo così: A-S-S-O-D-I-C-U-O-R. L'asso di picche è un po' più complesso perché il tuo nome? Maria Vittoria. Maria Vittoria, guarda, sarai tu a trovarlo. Taglia a metà il mazzo, esattamente a metà.
Maria Vittoria, hai sbagliato. No, scherzo, scherzo. Provo a riparare il danno perché tanto devo pensarci sempre io. Così. E per fare un po' di spettacolo, deve essere un finale un po' epico. Chi meglio di Michael Jackson? Pow! Non l'ho fatto giusto.